Ciao, sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm e è arrivato il momento di scoprire cosa c'è di nuovo al cinema questa settimana e allora partiamo subito. Visionaire al cinema. E cominciamo con un horror, The Well. Il cantautore Federico Zampaglione torna dietro la macchina da presa per la quinta volta per raccontare la storia di una restauratrice d'arte in erba che giunge in un piccolo paesino italiano con l'incarico di riportare all'antico splendore un dipinto risalente al Medioevo. La donna però, accettando il compito, mette la sua vita in pericolo. Il dipinto infatti è maledetto. Nel cast anche Claudia Gerini, ex moglie di Zampaglione, e la loro figlia adolescente, Linda Zampaglione. Ma passiamo al drammatico con Miller's Girl. Cairo, interpretata da Jenna Ortega, è una giovane studentessa con uno spiccato talento per la scrittura e viene notata dal suo insegnante, interpretato da Martin Freeman, che le assegna un progetto che coinvolgerà entrambi in un intreccio sempre più complesso. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, il professore e la sua protetta devono fare i conti con i loro lati più oscuri, cercando di proteggere se stessi e tutto quello che hanno di più caro. E cambiamo di nuovo genere con Paradox Effect, un thriller d'azione che vede protagonista una donna di nome Karina, Olga Kurylenko, separata dalla figlia a causa di un passato da tossicodipendente e sta facendo di tutto per diventare una madre migliore. Una sera, mentre sta uscendo dal lavoro, sente uno sparo e il rumore di un corpo che si schianta contro un vetro. Guardando in alto, vede l'uomo che ha premuto il grilletto. Dopo un inseguimento, Karina viene catturata. L'assassino, avendola vista, la tiene sotto tiro e le ordina di aiutarlo per tutta la notte. E cambiamo un'altra volta registro con Le avventure di Jim Bottone, film d'avventura per bambini. Jim Bottone, il macchinista Luca, le locomotive Emma e Molly sono alle prese con una nuova avventura. Dopo aver sconfitto il drago dorato della saggezza, sono diventati bersaglio dei 13 pirati che li stanno cercando per vendicarsi. Per proteggere la loro piccola isola di Speropoli dai pirati cattivi, Jim e i suoi compagni intraprendono un lungo viaggio che li porta molto lontano, tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi di Michael Ende. Rimaniamo sul cinema per i più piccoli con Il magico mondo di Billy. Billy è una bambina che vive con suo padre. Da quando la mamma di Billy è morta, il loro rapporto è diventato conflittuale. Billy è molto legata al suo migliore amico Johnny Puff, una pulcinella di mare di peluche, ultimo regalo della madre. Un giorno, dopo l'ennesima lite con il padre, Billy incontra una strana coppia che la invita in un castello dove ci sono dolci e giochi a volontà. Lei accetta, sperando di superare la sua tristezza, ma è una trappola. A salvarla saranno il suo inseparabile amico Johnny Puff e i Puffins. Altro film d'animazione, La bicicletta di Bartali. Protagonista della storia è la bicicletta con cui Gino Bartali trasportò documenti falsi per salvare centinaia di ebrei dalla barbarie nazifascista nella Toscana del 1943-44. A Gerusalemme, 60 anni dopo, la bicicletta di Bartali diventa il simbolo dell'avventura di David, un giovane ciclista ebreo israeliano che fa amicizia con Ibrahim, un ragazzo arabo israeliano con cui instaura una forte complicità e sogna di vincere un campionato di ciclismo, violando le regole ma portando pace e tolleranza nelle rispettive comunità. E siamo arrivati al momento della mia scelta e questa settimana ti devo dire che mi trovo un po' in imbarazzo, ma messa alle strette, scelgo inaspettatamente, perché non ho mai fatto mistero di non amare il genere, dicevo inaspettatamente scelgo un horror. L'horror, il genere principe dell'estate, chissà perché, ma d'estate ne escono sempre parecchi. Ma sarà per via dei brividi? Ah, brutta battuta, però è così. Fatto sta che The Well mi sembra il titolo più interessante. Innanzitutto la trama non è la solita trama da film horror, trita e ritrita, scontata più dei saldi di fine stagione, di qualcuno che fa qualcosa che tutti gli hanno detto di non fare, vuoi per una superstizione o per via di un serial killer, e però poi lui la fa. E poi perché il regista è il cantautore Federico Zampaglione, alla sua quinta regia, ma anche al suo terzo film horror, diciamo che ci ha un po' preso gusto, eh.
E nel cast, come ho scritto nelle schede di presentazione, ci sono anche la sua ex moglie Claudia Gerini e la loro figlia adolescente Linda Zampaglione. Il cast poi comprende anche attori abituè del genere, come la protagonista, l'attrice americana Lauren Lavera, e Giovanni Lombardo Radice, noto attore di horror italiani che però purtroppo è mancato l'anno scorso, nel 2023. Il film è stato girato nei dintorni di Roma e, ve lo ricordo, è vietato ai minori di 18 anni. E tu quale film andrai a vedere? Fammelo sapere e scrivimelo nei commenti sotto il video. Per il momento è tutto, non mi resta che augurarti buon cinema. Buon cinema a tutti!